Buonasera Dursi. Ciao. Peppino Baldassarre, Foggia Sport 24. Ciao. Complimenti non per il gol, ma per la prestazione. Grazie. Finalmente ha giocato bene e il gol poi è stata una conseguenza. Le chiedo solo, si è sentito agevolato dal cambio di modulo oppure è soltanto che sta entrando in forma e quindi c'è stato questo netto miglioramento rispetto alle prime due gare? No, il cambio di modulo ovviamente l'ho sempre fatto perché gioco più avanzato, quello è il mio ruolo naturale, però sto entrando in condizione, non sono ancora al top perché mi manca ancora la gamba sul lungo. Piano piano, con i minuti che il mister mi sta dando fiducia, riesco ad entrare in condizione. Ciao Emanuele Sapio, la Gazzetta dello Sport. Ciao. Ti chiedo com'è stato il primo gol Zaccheria, emozioni e quello che hai provato, sei andato subito sotto la curva? No, sono felice, sì, è un boato qui quando segni, poi io sono venuto qua, lo so anche il presidente perché mi piace, mi sento giocatore quando stanno queste piazze così e potevo andare altre molte piazze, però ho deciso di venire qua perché per primo per la piazza, per i tifosi e poi per il presidente che ha una grande stima in me. Spero di ripagargliela. Quanto era importante vincere oggi? Venivamo da due sconfitte, avevamo perso un po' di certezze. Questa vittoria ci dà un po' di morale in più per fare meglio la prossima partita che partita dopo partita dobbiamo sempre migliorare. Quando dicevamo avevamo perso certezze, no? Eravate partiti perché comunque giocatori alla mano, no? Siete rosa alla mano, siete una delle squadre più assortite del campionato, siete l'unica però rispetto a quelle che sono su, che erano accreditate ad essere partiti con l'handicap. Lo so, ma i nomi parla sempre il campo, i nomi non contano, anche la Juve, vedi, cioè, una delle squadre più forti della Serie A, però anche loro stanno facendo fatica. Noi sulla carta siamo forti, però lo dimostreremo perché da oggi inizia il nostro campionato. Ultima cosa la chiedo sul ruolo, no? Qualcosa hai detto prima, giocare esterno nel 4-2-3-1, giocare nel 4-3-3, che cosa cambia e cosa ti favorisce di più? Alla conclusione ci eri arrivato, però secondo me eri anche un po' in ritardo di condizione per essere arrivato gli ultimi giorni di agosto. Cambia che gioco 20-30 metri più avanti e ritorno fino al centrocampo, invece il 4-2-3-1 è un po' più sacrificato per me che devo ritornare fino in difesa, però anche la condizione non era brillante, non lo è neanche oggi, però piano piano con gli allenamenti e con le partite riesco ad entrare al 100%.